Siamo nella Cascina Garitina, qui siamo nel comune di Castelboglione, che è uno dei 18 comuni dell'area del Nizza. È una zona storicamente vocata per la Barbera, infatti sia come azienda che come territorio più dell'80% dei vigneti che vedete qui intorno sono investiti e impiantati a Barbera. Qui siamo in un vigneto molto vecchio, hanno impianto 1947, quindi mio nonno, ed è il vigneto che cui faccio il Nizza, che si chiama Cech, dal vecchio proprietario Francesco. È un vigneto bello da spiegare perché è in selezione massale, cioè non è un vigneto in selezione clonale come i nuovi, è un insieme di tanti individui diversi di Barbera. E lo possiamo anche vedere per esempio in questo filare, qui vedete degli individui che sono anche alle volte completamente diversi, per esempio questa è completamente con le foglie verdi, l'acino molto più piccolo, questa pianta qui invece ha il grappolo più spargolo e ha delle foglie che si arrossano leggermente. Il bello di questi vigneti è mettere insieme tanti individui, tanti che sono sempre Barbera ovviamente, diversi. È un pelino più difficile individuare il momento esatto della vendemmia, però poi è più affascinante il vino che ne esce fuori. Se mi segui, qui ti faccio vedere una cosa, che è una caratteristica dei vigneti di un tempo. Questo non è Barbera, è un vitigno tinturier che ha anche la polpa rossa. Si piantava per dare più colore alla Barbera un tempo. Come sapete, un tempo i vigneti non erano in purezza di Barbera, erano fatti dall'85-90% di Barbera, per quello che nel 1970 si ideò la DOC Barbera d'Asti con Barbera, Dolcetto e Villeneuve Fraise. Questo vino, questa uva non ha una grande vocazione enologica, però serviva solo per dare più colore. Adesso negli ultimi anni, producendo meno, non abbiamo più problemi di colore, però questi individui li abbiamo mantenuti, perché è la storia del vigneto. Io lo dico sempre però sulla Barbera, l'alcol è un pregio e mai un difetto, cioè più è alta la gradazione alcolica, più è equilibrata e matura la Barbera, quindi sarà più facile ottenere un vino più pronto, più maturo.